lo sguardo dei giornalisti sicuramente è a Palazzo Chigi, ma l'obiettivo di questa giornata è un obiettivo sicuramente culturale, con uno sguardo a 5-10 anni. In Casaleggio sul palco c'è Massimo Brai, che è un esponente del Partito Democratico, significa che ormai si può parlare col PD, invitarlo e la guerra è finita veramente. Ma mi sembra che Massimo Brai gestisca la Treccani e null'altro. Ma io spero che sia il governo, come ha fatto per esempio il governo estone, ad aprire strumenti di partecipazione democratica dei cittadini in generale, quindi questo prescinde dalla piattaforma Rousseau che serve per una parte politica. Ma lei sarebbe disposto a mettere a disposizione anche di tutti gli italiani? Ma credo che sia il governo che debba occuparsi di tutti gli italiani e con strutture molto, molto più importanti. Cosa avrebbe detto suo padre della vicinanza con la Lega? Oggi stiamo parlando di cultura e stiamo parlando del futuro di molti aspetti, quindi il futuro della parola, il futuro dell'intelligenza artificiale, il futuro della storia dell'uomo. Secondo lei in un futuro la partecipazione politica, anche ad esempio in una scelta come quella delle consultazioni, deve passare dalla piattaforma Rousseau, ad esempio da una partecipazione online? Bene, vedo che abbiamo esaurito le domande sulla giornata, vi ringrazio molto e vi lascio alla giornata di oggi. Grazie.